Oh, eccoci qua. Cari amici di armi.com, cari amici dei social, di Instagram, eccetera, eccetera, sono qui con un nome molto importante dell'adult entertainment italiano, che molti conoscono, quasi tutti conoscono, che è Lolita Ruiz. Lolita Ruiz, eccola qua. Come va? Ciao. Bene. Buon Tutto 2022. bene? Buon 2022 anche a te. Lolita Ruiz recentemente, io ho colto l'occasione per contattarti perché ho visto che hai girato di recente una scena con Luca Borromeo, che avete poi condiviso a livello di piattaforme. E da lì la prima cosa che ti chiedo è un po' come è stato l'anno scorso per te come lavoratrice, ecco, a livello di questo settore, quindi come porno star principalmente. E poi anche le cose che ha fatto a livello di cam, eccetera, eccetera. Che anno è stato l'anno scorso? Ma diciamo che è stato un anno abbastanza pieno di lavoro. Io non mi posso lamentare, il lavoro è andato sempre alla grande, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto tutte noi artiste e soprattutto i locali, perché quelli che soffrono sono i locali in questo periodo e me ne dispiace tantissimo. Purtroppo l'anno abbiamo avuto questo Covid maledetto, io lo chiamo così, da sconfiggere, il nemico maledetto trasparente, lo chiamo così. E io non mi posso lamentare perché quest'anno ho avuto l'opportunità di girare con Luca Borromeo, ripeto, attore fantastico del mondo dell'hard. Ho avuto il piacere di concludere con Legal Porno con un'altra scena molto importante, forse è stata una delle più importanti di quest'anno, le mie scene sulla Pinco, e abbiamo. Quest'anno abbiamo una novità, abbiamo inserito la nuova piattaforma che si chiama User, dove si possono andare a vedere qualsiasi tipo di scena, i miei eventi, perché là io pubblico tutto, gli eventi, le scene, comunque un po' di tutto e di più di quanto riguarda ogni mio artista, no? Ogni mio artista mettiamo sulle scene. Io ho anche OnlyFans è la stessa cosa, diciamo, di User, poi alla fine, no? Mettiamo su sempre i nostri capolavori, chiamiamoli così, sono dei capolavori. Ecco, quindi praticamente User è una piattaforma che viene usata dai performer che lavorano per la Pinco, se ho capito bene. Ho creato questa piattaforma, diciamo, gli interessati della Pinco, dove sono tutte le artiste migliori su e di alto calibro e noi lavoriamo mettendo su le nostre gioie, no? Le nostre scene, perché le chiamiamo gioie, io le chiamo gioie. Ogni volta che giro per me è una gioia. Ecco, quindi sì, te sei sempre stata un po' contraddistinta, e questo me lo dicesti anche nei primi tempi, quando praticamente ti intervistai la prima volta, dal fatto di essere portata per questo lavoro, diciamo, te sei istintivamente portata per l'hard, comunque per la regia anche di scene di sesso, no? Mi sembra che hai proprio una predisposizione naturale. Sì, al naturale, io giro molto al naturale. Ahimè, di Mona Pozzi ce n'è stata una nella vita, no? E penso che non ce ne saranno più. E lei aveva ragione in una frase che diceva: viene tutto spontaneo, anzi, lei si vergognava anche diciamo, di intraprendere delle scene dove doveva recitare, e invece gli veniva tutto al naturale. E io sono tipo così, no? Al naturale. Tutto quello che faccio è all'ordine del giorno, no? Vuol dire che non improvviso niente, mi piace la scopata, chiamiamola così, si può dire? Sì, diciamolo. Al naturale, cioè non mi piace fingere, non mi piace godere in un modo robot, no? Finto, non piace. Io quando godo, se voi vedete, se si vanno a vedere i miei video, i miei film. È tutto molto fantastico, è tutto molto vero, vero. Ecco, lì te, diciamo che ora come ora, hai sperimentato sia forme di hard più estremo, no? Tipo quelle per Legal, sia cose un pochettino più, diciamo, normali, tra virgolette, no? Io iniziai, ti ricordi Ale, scusa se ti interrompo, iniziai con la prima scena con Max Felicitas, che saluto tantissimo, è stata la mia prima scena. Molto quella
quella lì la chiamo la scena romantica, quando invece poi girai per legal porno, e lì è un'altra dimensione, e lì capisci veramente cosa vuol dire il porno, che poi magari per tanti è troppo pesante, però lì veramente si gira. Lì proprio sono scene che non scappi, ti castigano. E poi ho girato anche per Robi Bianchi, il fantastico Robi Bianchi, con la mia amica Jennifer Krugel, che conoscete abbastanza. E abbiamo girato una scena, e adesso dovremo farne un'altra, perché poi, ripeto, c'è stato questo Covid e purtroppo un po' tutte ci siamo fermate. Io adesso dovevo partire anche per l'America, mi hanno proposto una cosa molto particolare, una produzione che non faccio nome perché non si può, si fa il nome quando, diciamo, c'è un contratto, adesso non posso dire, però non mi sento pronta di andare su, di viaggiare, ho anch'io le mie paure. Certo, quindi insomma in base un po' anche a questa situazione particolare ti sei un pochettino organizzata magari anche per le dirette, per cose di questo tipo? Ma sai Ale, io non sono una che fa tante dirette, infatti i miei fans sanno, io sono portata, sono un po', diciamo tra virgolette, la pornostar escort, chiamiamo così. Tanti escort pensano, ah beh, do i soldi, pago, esco con lei. No, io sono molto, diciamo, manuale. Cosa vuol dire? Per me manuale è la parola molto semplice. Preferisco uscire col mio fan. Sì, io esco, organizziamo una bella serata, anche tra amici, ci si diverte così. Poi ogni tanto sparo magari qualche diretta, ma sono allergica alle dirette, non sono molto portata, diciamo, non mi piace, non sono lì davanti al cellulare sempre, infatti sono di fans e su user, quando metto sui miei lavori poi vedo la tipologia di cambiamento, no? Se tu fai una diretta, quanti seguono le dirette? Vedono Lolita Ruiz, posso fare altri nomi, altre artiste, ah beh, fa la diretta lei, seguiamo la diretta, invece no. Su user o su OnlyFans, che sono le mie piattaforme dove io gestisco molto approfonditamente parlando, sono dei lavori molto particolari, cioè io lì ci metto veramente l'anima quando li metto su, e allora preferisco sempre dare il meglio, perciò se metto una scena è perché è una bella scena. Non faccio una diretta per dirti amore, ciao, non mi interessa i follower. Tanti dicono Lolita, ma tu non hai 10.000, 50.000 follower. Ma a me non importa, io dico sempre ai miei fans, a me mi trovate nei locali dove io mi esibisco, dove io mi diverto e io dove lido tutta me stessa, mi piace far divertire le persone, ok? Io quando vado a fare gli spettacoli mi devo divertire. L'ultimo spettacolo che ho fatto del 2021 ero io, Amanda Fox, che conoscete benissimo, che è una grande artista, grande, e Lisa Mann. Lì eravamo al Cocò di Venezia stasera, locale bellissimo, io non ero mai stata. Amanda, io nonostante Mimo è anche il mio manager, Mimo Pavese, e adoro, e saluto. È stata una bellissima serata e lavorare specialmente con Amanda e Lisa è stato spettacolare. Sono delle ragazze veramente, donne, ragazze, come le vogliamo chiamare, diciamo, non diciamo l'età, perché ormai siamo tra donne adulte, e è stato bellissimo lavorare con loro. Abbiamo fatto la festa Pinco, era la festa Pinco, è stato era pienissimo, il locale era pieno, 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 bello, abbiamo lavorato, ci siamo divertiti, abbiamo brindato, veramente è stata l'ultima serata del 2021. Ahimè, oggi riparto con un calendario pienissimo, ringrazio veramente i locali che nonostante le loro difficoltà, purtroppo hanno delle spese quando chiamano noi, giustamente, e allora ho avuto una proposta ieri da Sanremo, addirittura, e sono contentissima, e altre proposte nella Lombardia, fuori la Lombardia, comunque. Il calendario 2022 già lo sto cominciando a riempire. A organizzarlo, insomma. Sì. Quindi, insomma, tutte,
grandi artiste, chiaramente, come si è detto, nomi importanti, insomma, a livello sicuramente italiano, fra i nomi più grandi, insomma, ecco. Quindi te, La mia scuderia è Lisa Manne, Marika Bentley, Alessia Rubini, Amanda Fox e poi eccetera eccetera eccetera, cioè, abbiamo una bella scuderia noi. Sì, poi Mimmo è una persona speciale, veramente. Io sono contenta di averlo conosciuto e di avermi scrollato un po' a dirmi: dai Loli, guarda che ce le hai tutte per fare il porno, ce le hai tutte. Perché te inizialmente eri sexy star con il nome di Lokita, giusto? Sì, io iniziai così. Io iniziai già tempo prima, iniziai lavorando per delle persone molto importanti. Io ho lavorato anche in televisione, ma ero molto piccola, ero nella maggiore età. E iniziai con qualche trasmissione, iniziai con qualche spettacolo, diciamo abbastanza date. E con l'Exo Groove, che allora si chiamava Exo Groove, era importantissimo nel mondo, parliamo mondiale, e lì facevamo le performance. Io lavoravo con un ballerino americano e facevamo lo spettacolo in compagnia del serpente. E lì iniziai così, iniziai facendo spettacolo. E poi un giorno incontrai Mimmo e mi disse: guarda, Lolita Ruiz ti sta benissimo, hai la faccia per girare il porno italiano, vabbè. E allora mi son sentita pronta, perché infatti, come dicevi prima tu, a me viene naturale. Mi hai sentito lì, devi girare. Infatti oggi ho sentito l'attore Luca Borromeo, mio carissimo amico, che rispetto tantissimo, persona veramente professionale al massimo. E stiamo organizzando un'altra scena molto particolare, ma stavolta non saremo più in due, saremo in tre. Vi svelo soltanto il trio. Quindi insomma una persona in più. E quindi insomma progetti già ce ne sono, insomma, ci sono già dei progetti importanti per questo 2022. Sì, è molto importante. Poi ho un progetto molto importante, perché parliamoci chiaro, non è che ho 20 anni, no? La mia maggiore età ce l'ho. Ok, il porno non lo puoi fare per tutta la vita. E allora sto guardando, diciamo, da lontano, ma mi sto sempre di più avvicinando a un progetto fantastico, dove quando poserò, diciamo, le mani sul tavolo e dirò basta, da oggi mi comporto bene, faccio la mamma, la donna tranquilla. Perché Quindi insomma, ecco, sono mamma. quindi, insomma, c'è anche un po' qualcosa in prospettiva, insomma, chiaramente sì, perché non è che sempre si può rimanere, anche se comunque te, sia per il versante più specificamente hard, che per quello anche appunto di show e di spettacoli, hai una fisicità che comunque, se mantenuta per bene, durerà nel tempo, insomma, ancora un bel po'. Sì, su quello guarda, io non sono, ti ho detto prima, le icone ce ne sono state forse uno, due, tre le più importanti, ma per me la prima rimane Moana. E diciamo che tengo bene, la mia età la tengo bene, però giustamente viene ridicolo, almeno io parlo per me stessa, viene ridicolo andare su a una certa età a fare spettacoli. Lasciamo spazio a chi merita, a chi impara, a chi va avanti, a chi mi piace, no? Io farò il mio ancora per un bel po' di anni, e con quel progetto che ti ho accennato prima, penso di star bene fino a quando andrò lassù. Starò tranquilla. Comunque sì, diciamo che la passione rimane, quindi partendo dal fatto che sei una ragazza che ragiona molto anche in maniera di impeto, di passione, diciamo passionale, per questo lavoro la passione comunque sta alla base, perché ci deve essere predisposizione, esibizionismo e passione, no? Principalmente. Infatti mi dicono tanti che me la tiro e che sono molto esibizionista, ma non è vero. Io guarda, quando ti ripeto, scendo giù per gli spettacoli, io scendo dal palco, io non rimango su a fare la bambolina, io scendo giù, mi faccio male alle ginocchia,
Porto su, nonostante purtroppo abbiamo avuto questo brutto periodo, ahimè, sai, non si potrebbe giocare tanto sulle piste, chiamiamole così, però cerco sempre di far divertire. Il mio show è sempre molto incasinato. Io porto sempre, sanno chi mi segue lo sa benissimo, porto sempre su i clienti del locale, in pista, li faccio divertire, li spoglio, poi ci sono chi si sposa, chi fa il compleanno. Li faccio giocare, li faccio divertire in modo che mi diverto anch'io e quando si parla di me dice: ah sì, Lolita Ruiz, bene, sì, la vado a vedere perché almeno mi diverto. La bambolina la faccio a casa, non la faccio sul palco. No. Sì. Chiaro che il divertimento poi è la prima cosa che poi una persona viene a vederti in un locale, cerca di divertirsi, cerca di distrarsi, ora più che mai, diciamo, no, in questo periodo, quindi. Questo periodo qua, sì, infatti mi stanno chiamando in tanti, Alessio, sai, in tanti, Lolita, facciamo la cam, Lolita di qua, Lolita di là, io dico sempre, ragazzi, io preferisco, ci colleghiamo al discorso di prima che dicevo, tra virgolette, escort, ma non è la parola escort, uno non sente escort, oddio, pagamento, no, non è così. Preferisco sempre organizzare un evento. Adesso, purtroppo perché c'è il periodo Covid, volevo organizzare in una villa, dei miei parenti, io ce l'ho giù dalle parti di Firenze, un evento particolare. Era organizzato introducendo il mio compleanno, che sarà a marzo. Volevo fare una mega festa, stavamo organizzando, adesso con Mimo ne parlavamo, organizzare qualcosa di bello, di fantastico. Però purtroppo per adesso non si può dire niente, se no facevo un evento veramente particolare dove lì ci si diverte. Allora, se tu mi vuoi vedere, vieni su alla festa, capito? Vieni su alla festa, ti diverti, ci divertiamo tutti, diventa una gang. Io adoro le gang. Eh sì. Io mi annoio con Alessio, con uno mi annoio, due non trovo gusto, tre parto. Te cominci a Eccomi. poi. Quando mi suda qua sotto, gli dico mi suda il nasino. Ok, sono stanca, basta. Ecco, sì. No, vabbè. È naturale comunque anche che sia così, insomma. Quindi è chiaro che ora come ora l'importante un po' è tenere duro in maniera tale poi da riuscire a realizzare un po' queste cose che mantengano un po' il contatto con la persona che ti viene a vedere o con comunque interessata a te, cioè un contatto diciamo vis-à-vis, diciamo, ecco, quindi vis-à-vis preferibile. Fisicamente la presenza fisica, insomma, ecco, quindi. Io organizzo tanti eventi, sono ricercatissima dalle coppie addirittura. Io addirittura ho delle coppie che mi chiamano e dicono: Lolita, guarda, non ti chiamiamo per sesso. Perché cosa mi hai chiamato, amore? O mi hai scritto su OnlyFans, su User, su Instagram, su Twitter, dove sono i miei profili, no? I miei siti. No, Lolita, ti abbiamo chiamato perché stiamo organizzando una festa e sai, volevamo organizzare io e mio marito delle scene particolari con te. Ah, benissimo, allora sono contenta, no? Sono contenta, ci vado più volentieri. Vado volentieri a questo evento dove ci sono tante persone, che ripeto, questo ti parlo fino alla fine del 2021, adesso 2022, speriamo di uscire da questa crisi globale, perché alla fine è veramente la crisi globale, il Covid. Certo. E sono eventi dove io arrivo vestita da cameriera, ma già te lo dissi questo qua, da cameriera molto particolare. C'è il personaggio con la compagna, ci si diverte, si cena, si fa la festa in piscina. Comunque, l'ultima che ho fatto è stata a Monte Carlo, la feci a Monte Carlo, molto particolare, e mi fermai 3 giorni, 3 giorni in tour, dove ci fu questa mega festa, molto particolare, e volevano l'ospite Lolita Ruiz, molto carina, molto simpatica. Certo, quindi insomma, diciamo che anche come intrattenitrice a livello proprio di showgirl, diciamo così, te sai il fatto tuo. Beh, sì, mi diverte Ale, mi diverte il travestimento, mi diverte il gioco di coppia. Sono molto esibizionista, ripeto, sono molto esibizionista. Io a volte dico: ma vabbè, ho messo un cappellino, una tuta e delle scarpe da tennis, ma è possibile che devo andare in giro e il benzinaio mi chiede o il pasticcere? Ma è impossibile.
Eppure non è che sono questo stacco di donna, a me alla fine sono nei 65, 67, cioè voglio dire, mamma mi ha tenuto bassa, non mi ha fatto alzare di più, sai, eppure perché sono esibizionista, io magari dico, ma oggi sono tranquilla, no, è proprio la mia natura. Io se parlo con una persona, tanti mi dicono, Lolita, non ti posso guardare negli occhi. Dico, ma cos'ho, qualche allergia, non so. No, dice, non ti si può guardare. E io dico, ah, vabbè, allora è il mio sexy appeal. Da un'altra parte, diciamo, no? Quindi, Non so se guardo qua sotto. insomma, è un fatto di, cioè, una cosa che attira particolarmente, è chiaro che, però, La devi avere nel DNA, io penso questo. Attrice, io ti ripeto, io non ho fatto 2000 film, ma non mi interessa neanche farli. Ti ho detto, c'ho la mia età, va bene così, sono contenta, felicissima, ringrazio Mimmo, ringrazio tutte le produzioni dove partecipo con i miei lavori. Io la cosa che dico sempre è lasciare il passato, il futuro è il futuro. Perciò quello che da oggi, 2022, inizio a fare i miei lavori, sono contenta. Spero che il lavoro ci sia per tutti i locali, perché i locali è quello che diciamo aiuta l'artista, e poi l'artista, almeno io la penso così, quando arrivo in un locale, a me piace divertirsi, come ti dicevo prima. Cosa vuol dire? Io non vado nel locale, come ti ripeto, per fare il pupazzino. No, io vado, porto dietro i miei amici, bottiglie a go-go, divertimento. Le bottiglie anche arrivano nei posti più particolari che non ti posso dire, però ci si diverte, capito? Perciò l'artista deve aiutare il locale nella situazione quando si lavora, e il locale chiama più l'artista. E questo periodo qua per loro è grigia, però so che bene o male ci stiamo muovendo bene. Io penso di uscirne bene tutti ne usciremo bene da questo periodo brutto. Dobbiamo pensare positivo, tanto il Covid prima o poi io penso che lo dovremmo fare tutti, perché guarda, sento tanti i miei amici da Monte Carlo, Ibiza, Svizzera, che tipo di Torino, Bologna, è pieno, ok? Uno su due ce l'ha, due su tre la prendo. Perciò speriamo sempre in un modo grave di star tranquilli, vacciniamoci, che purtroppo io so che ci sono anche i Novax, io non sono un Novax, ma non ce l'ho con loro. Non mi interessa, diciamo, se ti vuoi vaccinare è un problema tuo, se non ti vuoi vaccinare è sempre un problema tuo. Io mi sono vaccinata, sono tranquilla con la mia famiglia perché mio papà sono anziani e l'ho fatto per me stessa, per mettermi al sicuro sia me e le persone che stanno con me. Poi se tu non ti vuoi vaccinare è un problema tuo, tanto prima o poi sarà per tutti il vaccino e basta. Sì, no, infatti anche io sono abbastanza su questa linea di pensiero, devo dire. Dico, però sai che prima o poi sarà per tutti così. Ormai dobbiamo pensare che nel futuro ci saranno altre situazioni, altri virus, e dovremo sempre andare avanti, far vaccino, controlli di qua, di là, comunque, vabbè. L'importanza è che io sono vaccinata. Entrare un po' in questa misura di idee, in questo sistema di idee, così, insomma. Comunque, per quanto riguarda, infatti, te sei stata anche a livello di ricerca proprio banale di computer. Io quando certe volte mi arrivano le ricerche esterne verso un sito mio, io vedo che quando cercano Lolita Ruiz cercano sempre il tuo nome abbinato o al porno oppure anche a un locale, al nome di un locale particolare. Quindi evidente che Certo. capito? È evidente che te sei piaciuta, o comunque la gente è interessata a te, sia dal punto di vista proprio di performer, diciamo appunto più da set, che anche da appunto tra virgolette animale da palcoscenico, diciamo. Quindi attiri da tutti e due i punti di vista, perché evidentemente chi ti conosce ti sa già quello che va a vedere, e chi non ti conosce però è incuriosito anche da entrambe le cose, sia dal fatto che comunque sei disinibita sulla scena e sei anche divertente e ti diverti dal vivo, no? Sì, io Ale, scusa se ti interrompo. Lolita, sai, quando ho messo Lolita, era una mia cara amica, no? Ne parlavamo, io ero Lokita. Ne parlavamo con Mimo, così di qua e di là, e misi Lolita perché mi piaceva. Tu Lolita sai cosa vuol dire, no? Certo. Ecco, Lolita sui siti, tanti mi dicono Lolita, ma non ti trovo Lolita. E purtroppo ormai Lolita è il mio nome d'arte e non lo cambierò mai, Lolita Ruiz.
Lolita non è che mi dispiaceva, però quando poi entrai nel porno, misimo Lolita, no? E Lolita sappiamo tutti benissimo, come ti ho detto prima, cosa vuol dire. Ecco, a me il nome Lolita mi si abbina molto, se mi hai capito cosa vuol dire. È molto birichino, come sono io, sono birichino. E tanti fanno fatica, io dico sempre, ragazzi, stavo dicendo questa cosa e mi stavo dimenticando, scusami. Quando feci la prima scena con Max, meraviglioso Max, che per me confronta Legal Porno e fu un gioco, perché Legal Porno, altre che Montagne Russe, molto di più, e infatti stimo tutte le ragazze che lavorano per Legal Porno, e quando feci la prima scena con Max, abbiamo fatto tanti, tanti, tanti di quei follower pazzeschi. Arriviamo a una scena, la prima scena che abbiamo messo subito 80.000, adesso non mi ricordo neanche più, comunque ci sono, si vanno a vedere, e fecimo un botto della Madonna. Io non immaginavo mai, perché feci una foto di profilo dove Max mi riprendeva di dietro il sedere, i tacchi, perché oddio, se non metti i tacchi sono piccola, e così mi slanciano di più. Max mise questa foto. E lì abbiamo fatto un boom della Madonna. Quando poi ha messo la prima scena, anche lì, cioè io sono andata a vedere poi tutte le persone che hanno visto le visualizzazioni, è stato un boom della Madonna, ma si parla di tanti. Infatti Mimmo mi disse, Lolita, guarda che stai salendo tantissimo, ma non immaginai mai, non immaginavo, no? E invece fu proprio un boom quella scena lì, perché Lolita Ruiz, tanti pensavano, ma va, non farà mai. E dice con Max. Ale, mi senti? Sì. Quindi, Sentivo per quello che ho detto, è no, svenuto. c'è stato un attimo di blackout, ma è rientrato subito, per fortuna. No, sì, chiaramente quello è stato un po' un battesimo di fuoco, diciamo, nel senso che comunque ha avuto il giusto successo che poi ti ha proiettato appunto verso altri stili, verso altre produzioni, e quindi. Sì, c'è su Pornhub, c'è su tutti i siti, sì. Quindi è da lì un po' che è partito la conoscenza un po' del nome, però è un nome che appunto, come si diceva prima, diciamo ti rispecchia bene anche proprio per questa componente un po' appunto birichina, maliziosa, e un po' sfrenata, no? Che è tipica un po' del personaggio Lolita Ruiz. Quindi poi alla fine la scelta è stata giusta, insomma, anche del nome, direi. Sì, ormai mi ci sta pennello, Lolita. Diciamo, è la tua, diciamo, è il tuo personaggio proprio a misura di pornostar, diciamo così, ecco. Mi dicono, ti chiamiamo Lola. Lola è più piccolino, perché tu sei piccolina. Mi dico, no, ragazzi, Lolita. Mi dovete chiamare Lolita in giro. Anche perché la E poi il mio nome viene più o meno, diciamo, la lettera inizia uguale, io mi abbino con, io sono, io mi chiamo Loredana, no? Ah, ecco, quindi Perciò ho preso un attimino, diciamo, dall'inizio, partirebbe con la L. insomma non è nemmeno poi così difficile da, non ti sei snaturata più di tanto, insomma, Loredana, poi Lolita. Passaggio particolare, è sempre la L, c'è sempre la L. Così, sì, quindi insomma sei rimasta te stessa, l'importante anche a livello di scelta del nome d'arte, diciamo, ecco, questo è un po'. Mi chiedono, siccome io avevo il primo profilo che feci con Max, no? Cioè il mio profilo su Instagram, e poi Max abbiamo messo la scena, le immagini, quello che abbiamo girato insieme, era Lolita Ruiz. Me lo bloccarono, che lì i follower erano impazziti, mi hanno bloccato per la seconda volta, allora poi misi Lolita e non me lo facevano mettere come sito, come nome sul sito. Allora ho messo Lola punto, loro adesso lo sanno che io sono Lola punto star trattino basso punto P star. Purtroppo bisogna far così su Instagram, che per me, guarda, i social non sono a favore, te l'ho detto anche prima, non impazzisco, però purtroppo ci servono come copertina, sia quando si fa la pubblicità per il locale. Adesso infatti ieri ho chiuso una data a Brescia, all'Iris, un locale molto carino dove si farà
spettacolo con Gang, e Gang Bang è pesantissimo. E quindi va bene, per te sei... Lì non è né uno, due, tre, di più. E ho chiuso ieri la data, infatti adesso arriverà la pubblicità sul mio sito, metterò dove mi potranno trovare, diciamo, dal 14 di gennaio, andando avanti con le date, sono quasi tutte piene. Ecco, quindi insomma, i social in se stessi e comunque internet in generale lo vivi più che altro a livello di promozione, a livello promozionale, non sei una navigatrice compulsiva. No, io preferisco sentire i miei colleghi, mandargli il messaggio su WhatsApp: come stai, ti voglio bene, buona serata, buon lavoro. Io sono fatta così, magari tante no, perché tante io ho visto che quando si va sul lavoro, ti ripeto, di artista particolare come icona ce n'è stata forse uno o due, però ogni tanto devi scendere anche dal piedistallo e essere un po' tutte noi, no? Tutte uguali, almeno io la penso così, poi ognuno... della sua vita, del suo mondo pornostar, star, ormai come che si dice, sexy gear, sexy star di tutto, sì. E senti, quindi nel tempo libero cosa fai? Quindi tralasciando il discorso internet e tralasciando la professione, le passioni che hai? Io sono appena arrivata dalla montagna, non come contadina, ma come sciatrice. Io ho la casa su a Ponte di Legno e mi piace, infatti sono tra Cortina e Ponte di Legno, Cortina degli amici, a Ponte di Legno proprio l'abitazione, e vado su, mi piace tanto camminare nei boschi, io sono molto per la natura, vedi? E vedi, sempre Pennello, natura si parlano, e mi piace camminare nei boschi, andare sugli sci, sciare, poi sono molto brava a cavallo, quindi senza farlo apposta, a cavallo, da piccola me l'hanno imparato i miei zii, e palestra per tenermi, perché giustamente sono una gran mangiona, mangio tantissimo, a volte si vede, non sono addominalata, però la carne piace. Infatti, è bene anche questa abbondanza, diciamo, di fisica, questa consistenza. Sai, poi quando devi andare sul palco devi tirare, respiri. Scusa, ho un po' di tosse. E non respiro. Infatti, stando su Ponte di Legno, mi sono fatta 2 settimane, ho scalato tantissimo le montagne, proprio siamo andati su... al Tonale, sui ghiacciai, bellissimo, è stato, io adoro. Infatti ho detto, se mi ritiro su a Ponte di Legno, andrò su in Mar Rosso. Di natura, insomma, è quella la tua dimensione ideale anche in futuro, insomma, chissà. Sì, mi piace molto la natura, sono molto... io abito a San Siro, adesso lo sanno tutti quanti, verranno a San Siro, ve l'ho detto, tanti mi chiedono, ma dove sei San Siro? Però non mi dico dove. San Siro è grande, e diciamo che la città mi innervosisce, no? Ci vivo, ci sono i miei genitori, diciamo, la mia parentela, e allora sto. Però quando poi esco già fuori da Milano, respiro. Proprio, è una cosa naturale, mi viene naturale, non riesco, mi soffoca la città. Certo, sì. Quindi la natura, gli alberi, a respirare, a guardare la neve, tutto ciò che è bello, no? A me piace tutto ciò che è naturale, che non è niente naturale. La natura è un po' la parola chiave, una delle parole chiavi. Ale, ciò che non ha creato l'uomo. È vero. Scusa, non l'ha creato l'uomo, no? È Invece quello vero. che l'uomo mi innervosisce. Innervosisce l'uomo, proprio. No, non dire, non ho detto l'uomo, ciò che ha creato l'uomo mi innervosisce. Senza l'uomo come faccio io? Non so. Anche se sono bisex, sapete che io sono bisex, però l'uomo ci vuole, ci vuole. Ce ne vuole più di uno, quindi insomma. Sì, beh, tu sai che uno, due, tre, io non faccio niente, la parte poi. Ecco, insomma, diciamo che ciò che ha creato l'uomo è discutibile, quello sì. Però se ne si parla di uomini, insomma. E quindi ecco, in generale, comunque il quadro che hai dato, insomma,
esauriente un po' di te e un quadro sempre di una persona brillante, sia nella persona sia nel personaggio, direi, no? Molto, molto gradevole, molto carino, molto spiritoso. E quindi un quadro che. Ale? Sì, eccoci, eccoci, siamo tornati. Che sta facendo il birichino con le mani sotto, lì sotto il banco? Eccoli qua, eccoli qua. Erano assopite le mani. No, Dai, che sono birichine, dai, scherzi. no, ma infatti sei birichina come personaggio e come persona. Questo è giusto. Quindi sei molto te stessa in questo discorso, in questo settore. E questa è una cosa che Sto parlando, sono molto tranquilla. Ho aiuta. messo solo un cappello, con i capelli un po' pazzoidi. Allora ho detto: no, dai, allora presentiamoci con un cappellino e camuffiamo, perché ogni tanto il cappellino bianco che spunta, oppla, na 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 na. Vabbè, ma è carattere, anche il capello bianco è carattere, quindi insomma, va bene anche quello. Senti, Invecchiare si invecchia anche, ragazzi, oh. ma è tutta ricchezza anche quella, insomma, bene o male, esperienza. Vediamo, per esempio, non piace né l'uomo biondo, né il moro, né il brizzolato. Mi piace il pelato. Ah, quindi te sei proprio quella rasa, non rasato, nemmeno rasato, quello proprio pelato per natura. No, rasato, non per natura. No, 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 no. Ecco, rasato, rasato, rasato. Ecco, quindi ora ci sarà la gente che compra le macchinette per. Pensi, Ale, guarda, ti faccio ridere. Pensa che quando Max mi fece l'intervista, no? Torniamo sempre a Max, allora io nella mia intervista dissi: ragazzi, anzi io li chiamo cuccioli, perché per me sono i miei cuccioli, perché poi con loro stabilisco un rapporto, ho detto anche di andare a cena, di metterci in discoteca, di fare festa. Allora gli dissi: cuccioli, a me piace il cucciolo che non si lava per 3 giorni. Ok, e là ci fu un casino con le ragazze. Che vale, niente, mi mandavano i messaggi: Lolita, io non l'ho lavato da 5, da 4, da 3. Dicevo: ragazzi, siete fantastici. Quello che ha vinto è un mese che non si è lavato praticamente poi. Mi disse: Lolita, ci vediamo, amore mio. E però tu devi lavare, Però scusami, a questo punto lavati. non riesco a mangiare, io ce la faccio, no, Perché dai. sennò poi dal poco si va al troppo. Ci fu un boom con quella parola che io poi la dissi così, no, per l'amor di Dio, Max e io scherzavamo, ma ci fu un boom di proposte, chiamate. Lolita, guarda, dimmi quando è che lo devo lavare. Io ero lì, Lolita, è stata veramente. Lolita non mi lavo proprio. Lolita, sono qui che non mi lavo, non mi lavo più. Ma che hai combinato? Sì, l'ho detta così io, ortaci. Risparmi di acqua proprio enormi. Che dicevano: vai via fuori, basta, non ti voglio più. Gente cacciata di casa. No, comunque dai, simpatica, un'iniziativa simpatica che ti fa capire se sei anche un influencer e influenzi anche queste cose in queste funzioni fondamentali della pulitura personale, diciamo, no? Allora, senti, lo dite, io ti ringrazio per la disponibilità e per la simpatia, perché sei stata simpaticissima, spontanea, che è la cosa più importante. E quindi io ti auguro anzitutto un buon anno in tutte queste iniziative, quelle che hai detto e quelle che poi sono in cantiere, via via. Sì, incrociamo sempre le dita per tutti i locali, come ripeto prima, dove ho anche lavorato, che saluto tantissimo, e poi incrociamo anche per noi artiste, no? Per noi artiste il lavoro, che ce ne sia tanto, e più che altro che questo periodo finisca il più presto possibile. Però purtroppo se lavoriamo negativamente e peggio. Allora bisogna essere positivi, pensare positivo, pensare che domani è un altro giorno. Io penso così: domani è un altro giorno e non faccio mai progetti. Sì. Adesso vedi, finisco con te, ho una situazione molto particolare in palestra. Infatti ho detto: adesso finisco con Ale, vado in palestra, è la mia situazione, no? Molto chic. Molto, molto, proprio passo dopo passo, ecco, non si mette mai, ecco, il bastone davanti ai buoi, no?
prossima intervista che mi farai, Ale, che io non ne faccio tante, e con te mi fa molto piacere perché mi sento a mio agio, e ti dirò cosa è successo quella volta che ti dissi della palestra, te lo spiego a quattro occhi. Ah, benissimo, va bene. Mo me lo scrivo, me lo segno, così poi... Fai passare un po' di tempo, però, sennò poi dico ancora lo dice lui, se basta. Senz'altro, però l'appuntamento c'è. Dai, allora... Sono contentissima di aver fatto l'intervista con te e ti mando un abbraccio, un bacio. Ricambiato. Di vederti dove mi esibisco, qualche volta con le tue parti, tipo all'Excelsior, che è stato il locale dove ho lavorato, meraviglioso, stupendo, forse uno dei più belli che ho lavorato. E mi auguro che il 2022 a te e alla tua famiglia, a tutti, porti bene, ok? Idem, stessa cosa da parte mia, un bacio, un abbraccio a te e a presto. Possiamo ricordare a tutte le persone che guarderanno la nostra intervista e di seguirmi su Instagram come Lola P-Star, purtroppo non ho potuto metterlo lì perché mi bloccano, ragazzi. Su Twitter la stessa cosa, sempre Lola P-Star. Poi possiamo anche vedermi in anteprima su user.com, i messaggi, ragazzi, a Gogo che ha fatto l'intervista e su OnlyFans, che vabbè abbiamo tutti, però molto particolare e molto spiritoso come sito, molto piccante, user.com, dove sto mettendo tutti i miei lavori per la vita. Vai, va bene, io non mancherò anche di esaminarlo io il sito, che è molto carino, ci ho dato già una sguardata. La faccio su WhatsApp. Vai, un bacione grande. Ciao a tutti, ragazzi. Buona vita. Ciao.